Buongiorno, ben ritrovati in una nuova intervista insieme ai protagonisti del mondo ASVIS. Ringrazio l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, grazie di essere con noi, e la dottoressa Marina Ponti, responsabile della campagna delle Nazioni Unite per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questa pandemia ha mostrato le fragilità nei sistemi, nelle organizzazioni che ci eravamo dati. C'è chi addirittura ha parlato di fallimento del contratto tra cittadini e istituzioni. E qual è la sua opinione, ambasciatore? È una crisi che ha colpito in tre direzioni. La prima, evidentemente, quella più evidente, l'emergenza sanitaria, che ha obbligato ad adottare misure di distanziamento sociale, di chiusura, che a loro volta hanno determinato la seconda emergenza, cioè quella dell'emergenza economica. Ci sarà probabilmente una ripresa, ma che compenserà solo in parte le perdite di quest'anno nel 2021. E poi ci sarà una crisi sociale dovuta all'aumento della povertà assoluta, all'aumento delle disuguaglianze nella distribuzione dei redditi. Alcune categorie sono state colpite molto direttamente, altre no, lo vediamo quotidianamente. È una crisi sociale che si misurerà anche in termini di disoccupazione. Ecco, tutto questo evidentemente comporta una sfida enorme, non solo per gli stati nazionali, ma sarà una sfida di dimensioni epocali anche per il sistema delle istituzioni internazionali. Penso in particolare all'Unione Europea, ma penso anche al sistema delle istituzioni internazionali universali, come quelle che, diciamo, fanno parte del sistema delle Nazioni Unite. Qualcosa non ha funzionato in Europa, non ha funzionato nel mondo. Quindi si tratterà di cogliere queste lezioni del Covid-19 anche per migliorare le prestazioni del sistema della cooperazione internazionale. Condivido pienamente questi tre aspetti e mi sento di aggiungerne un quarto, secondo noi molto importante, che è anche l'impatto in termini di diritti umani e di violenza domestica e particolarmente sulle donne. Purtroppo abbiamo visto nel mondo come molti regimi abbiano in qualche modo approfittato dei lockdown e di queste misure per in qualche modo fermare un dissenso e per imporre delle restrizioni, soprattutto a organizzazioni della società civile. Questa crisi senza precedenti che ci ha investito proprio nel 75esimo anniversario delle Nazioni Unite, accusate di essere uno strumento debole come strumento di governance mondiale. E c'è del vero, secondo lei, ambasciatore? Beh, purtroppo sì, le Nazioni Unite furono concepite e create nel 1945. Nella loro mission e nel modo di funzionare risentono e riflettono di quel particolare contesto. Non a caso c'erano le potenze vincitrici alla testa di quel disegno e c'erano le potenze sconfitte. Oggi però il quadro internazionale è molto cambiato, sono molto cambiate le sfide con le quali le Nazioni Unite si confrontano quotidianamente. Quindi c'è un processo di riforma in corso e direi che è un processo che dura da anni, che è stato rilanciato dall'attuale segretario generale delle Nazioni Unite. È una sfida enorme, è una sfida enorme perché purtroppo una delle difficoltà maggiori con le quali si confrontano le Nazioni Unite è il tema della rivalità tra le maggiori potenze che negli anni 50-60 era la rivalità tra Stati Uniti e Russia, oggi purtroppo rischia di essere quello della rivalità tra la Cina e gli Stati Uniti. Basti pensare che il Consiglio di sicurezza non è riuscito a mettersi d'accordo su una risoluzione a proposito del Covid, perché non si è riusciti a trovare un accordo sulla definizione di questa pandemia. Quindi questo credo che sarà, questo Nazioni Unite, che è un'opera dovuta, meritoria, in parte avviata, sarà un processo che non credo sarà semplice condurre in porto. L'ONU è stato pensato in un momento in cui gli stati-nazioni erano in qualche modo i soggetti principali. Nel mondo di oggi noi vediamo come ci sono nuovi soggetti politici di partecipazione e di rappresentanza che in qualche modo devono avere una voce. Parlo per esempio, degli enti locali, delle regioni, dei sindaci, parlo anche dei parlamentari, della società civile, del settore privato e il segretario generale delle Nazioni Unite che a questo
molto chiaro. Nella testa ha lanciato quest'anno un processo di consultazione con i cittadini di tutto il mondo, chiedendo proprio quelle che sono le priorità e quelle che sono alcune proposte. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che troveremo un vaccino contro il coronavirus, non troveremo invece un vaccino contro il cambiamento climatico e potremo aggiungere noi contro l'aumento delle disuguaglianze economiche e l'individuazione di nuovi modelli di produzione e consumo altrettanto necessari. Ecco, sono tutte tematiche urgenti. Come mai non vediamo risposte altrettanto urgenti da parte di governi e organismi internazionali? Ma sono parzialmente in disaccordo con la sua domanda, nel senso che oggi evidentemente l'Unione Europea ha una priorità che è quella di definire un complesso di misure, alcune sono già state adottate, altre sono oggetto di negoziato tra gli Stati, un complesso di misure che consentono di ridurre l'impatto recessivo sulle nostre economie del Covid-19 e in qualche modo di avviare un programma di rilancio, di ricostruzione delle economie che tra l'altro consenta di ridurre le differenze fra Stati membri. Nell'ambito di questo progetto di ricostruzione, di rilancio, del recovery plan di cui si è così parlato, la Commissione ha indicato molto chiaramente che il Green Deal resta una priorità. Anzi, addirittura direi che piani nazionali di riforma che dovranno essere adottati dagli Stati membri come condizione necessaria e presupposto per ottenere i fondi europei dovranno essere ispirati dal rispetto e dall'attuazione di quegli obiettivi che la Commissione si era data e che il Consiglio aveva pure ugualmente adottato prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria. Dal suo punto di vista, i paesi stanno facendo abbastanza per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e c'è qualche best practice che ci vorrebbe indicare? Allora, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030, gli SDGs, rischiano di essere tra le vittime del Covid-19. Perché già lo abbiamo visto, alcuni di questi obiettivi, penso all'accesso ai sistemi sanitari, penso all'accesso all'istruzione, all'educazione, penso alla riduzione del gender imbalance, alla riduzione della povertà, all'aumento dell'occupazione, sono tutti obiettivi su cui purtroppo l'emergenza Covid ha avuto un impatto negativo. Quindi diciamo, se già la comunità internazionale stentava e aveva difficoltà a dare sostanza e contenuto agli impegni assunti nell'ambito dell'agenda 2030, quello che è successo con il Covid rischia di rendere questo percorso più difficile. Quello che occorrerebbe a questo punto è un sistema di monitoraggio a livello globale, universale, lo deve fare le Nazioni Unite, lo fa periodicamente le Nazioni Unite, ma anche un sistema di incentivi che spinga non solo i governi, e quindi non solo le autorità pubbliche, ma anche il settore privato ad impegnarsi di più di quanto non si è fatto finora nella realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Da ogni crisi io credo fermamente che ci siano delle opportunità e proprio come nel 1945, da una seconda guerra mondiale, c'è stata un po' una nascita di un'istituzione con tutti i suoi limiti, ma con una visione che insieme l'unico modo per procedere è quello del dialogo e della costruzione insieme, io credo fermamente, forse sono troppo ottimista, che questo sia un momento in cui molte più voci chiedono questo cambiamento importante, questa svolta, per usare una delle frasi di Aswis. Parliamo di geopolitica e di equilibri mondiali. Secondo lei, ambasciatore, che scenari possiamo aspettarci? Che scenari futuri post-pandemia? Il quadro internazionale, già prima della crisi Covid-19, era caratterizzato da una situazione di instabilità e di incertezza. Ed eravamo già in presenza di una tensione, nemmeno più soltanto latente, molto aperta tra Stati Uniti e Cina.
per motivi diversi, sia gli Stati Uniti che la Cina escono alquanto ammaccati, se così posso dire, ridimensionati da questa vicenda. Il modo come Trump ha gestito l'emergenza sanitaria è, diciamo, minimo che si può dire, molto discutibile. Un presidente allo sbando, se vogliamo essere espliciti. E dall'altra parte la Cina non è stata sufficientemente trasparente sulle origini dell'epidemia, ha cercato di compensare con una diplomazia pubblica molto aggressiva, presentandosi come il paladino della cooperazione internazionale, ma non ha convinto e continua a non convincere. È ovvio che Trump userà il tema della Cina come il maggiore argomento della sua campagna elettorale, cercando ancora una volta di ricorrere al tema ben noto del nemico esterno. In questo quadro di competizione Cina-Stati Uniti, quale destino, quale futuro, quale ruolo per l'Unione Europea? Bene, io credo che nonostante tutte le debolezze dell'Unione Europea, ho una visione piuttosto ottimistica del ruolo che può continuare a svolgere l'Europa in questo contesto. Noi siamo deboli quando si tratta di dispiegare sul terreno una forza militare, lo abbiamo visto in Siria, lo vediamo purtroppo in Libia, ma siamo molto forti sia per quanto riguarda l'utilizzo del soft power, sia per quanto riguarda i valori fondanti della nostra Costituzione europea, che devono restare e che restano un modello da proporre al resto del mondo. Dal mio punto di vista, l'Europa non ha ancora fatto abbastanza per farsi portatrice in maniera forte di questi valori. Il vero ruolo e la credibilità dell'Europa sarà proprio nel farsi portatrice di cambiamenti di modelli delle società in Europa e poi nei confronti del resto del mondo. Grazie, grazie davvero ai nostri ospiti per averci aiutato meglio a capire questa situazione, grazie all'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci e grazie alla dottoressa Marina Ponti. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo al prossimo collegamento.